Amici degli spettatori, Roberto D'Agostino vi dà il benvenuto. Siamo a Campagna, nella chiesa di Santa Maria alla Nova. Incontriamo con grande piacere Don Marcello Stanzione, che più volte abbiamo incontrato, perché è una comunità ricca di fermento spirituale e ricca di tanti avvenimenti. Ma Don Marcello Stanzione, oltre ad essere il parroco di questa splendida comunità, è anche scrittore, quindi l'abbiamo incontrata anche per quanto abbiamo raccontato sugli angeli. Però oggi siamo a Campagna per un avvenimento grandissimo. Noi abbiamo rubato qualche istante qui in chiesa, quindi saremo molto rapidi, perché siamo in attesa dell'arrivo delle reliquie di San Giuseppe Moscati. La comunità tutta si è stretta dinanzi al Signore in preghiera per ringraziare probabilmente di questo avvenimento che sta per accadere. Ecco, allora, dovendo spiegare ai nostri telespettatori cosa accade adesso e brevemente chi è San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati è un medico che la Chiesa ha canonizzato nel 1900, è stato beatificato nel 1975 e poi canonizzato da San Giovanni Paolo II. Era chiamato a Napoli il medico dei poveri, non semplicemente perché aiutava i poveri, faceva visite gratis, ma perché soprattutto educava i poveri alla fede, alla spiritualità, alla speranza. Quindi era un grande apostolo, un grande luminare della scienza, professore universitario di chimica. È una bella testimonianza di un laico che è impegnato sia nella scienza che nella cura degli ammalati. Ogni mattina partecipava alla Santa Messa, ogni sera partecipava alla benedizione e all'adorazione eucaristica nella chiesa della sua parrocchia. Quando per motivi di cultura doveva viaggiare all'estero, la prima cosa che chiedeva era dove poteva partecipare alla Santa Messa. Quindi un uomo di Dio ha esercitato la medicina come un sacerdozio. Con grande gioia, poi le immagini di Aristide Carpentieri lo testimonieranno, c'è una grande partecipazione, la chiesa è pienissima in attesa di queste reliquie. Come mai fanno sosta qui a Campagna? Ecco, l'abbiamo chiesto noi esplicitamente, perché 2 anni fa un giovane della nostra comunità parrocchiale che è qui presente, Alessio, improvvisamente si è ammalato di leucemia, una malattia molto rischiosa e pericolosa. Tutta la comunità parrocchiale si è mobilitata. Noi abbiamo qui 2 cappelle dell'adorazione eucaristica perpetua e centinaia e centinaia di persone hanno pregato per la guarigione di Alessio, non solamente qui a Campagna o in provincia di Salerno, dei gruppi di preghiera anche in altre regioni d'Italia. I genitori, papà e la mamma, con le zie, sono andati in pellegrinaggio alla Chiesa del Gesù Nuovo, proprio perché San Giuseppe Moscati è specializzato nella guarigione delle persone affette da leucemia. Il ragazzo ha visto all'ospedale di Salerno, accanto al suo letto, San Giuseppe Moscati, proprio come qui è raffigurato, con il camice di medico di quell'epoca, degli anni 20. E il ragazzo ha avuto una guarigione seria, veloce, ecco, certamente ha fatto anche delle cure mediche, ma noi sappiamo che i medici guariscono quando Dio decide che devono guarire, la scienza non è mai autonoma da Dio. E allora, come ringraziamento, ecco, abbiamo pensato di fare la statua di San Giuseppe Moscati. Questo è un piccolo centro, per cui noi condividiamo le tristezze e le gioie. Pensavamo di fare solo una statua, ne abbiamo fatte 2, perché c'è anche un mezzo busto che un benefattore ha offerto, perché adesso, per tutti i 40 giorni della Quaresima, fino al 31 marzo, Sabato Santo, ogni giorno questo busto di San Giuseppe Moscati andrà in ogni famiglia della parrocchia. C'è un cenacolo di preghiera, c'è un momento di spiritualità ogni giorno. Poi, quando riportano il mezzo busto di San Giuseppe Moscati, io regalo un bel quadro del santo. Quindi c'è tanta gente, perché è un santo carismatico, taumaturgico, che ha guarito tantissime persone. Anche questa sera ci saranno diverse testimonianze, a parte la testimonianza della mamma di Alessio. E io ho preparato anche dei fazzoletti, perché qui è tradizione un po' dappertutto che poi con il fazzoletto i fedeli toccano la reliquia del santo e portano magari il fazzoletto a persone ammalate, anziane, che non possono partecipare. Potrebbe apparire una superstizione, invece è profondamente biblico, perché negli Atti degli Apostoli noi leggiamo che quando
i cristiani, i fedeli, pieni di fiducia, si rivolgevano a San Paolo, lo toccavano con dei pannolini, dei fazzoletti e poi li portavano agli ammalati. E solo il contatto di questi pannolini che avevano toccato l'Apostolo Paolo, gli ammalati guarivano. Quindi è un fatto biblico, non è un fatto di superstizione, quasi quasi una mezza magia, no, è un fatto biblico. I santi continuano ad operare guarigioni e prodigi. Siamo con il dottor Ugo Maioli, medico, sì, che ci raccontava a microfoni spenti, perciò volentieri lo incontriamo, che c'era una bella abitudine tramandata tra il papà, lei, fratello e figlio, tutti i medici. E cosa facevate? Allora, mio padre, che non c'è più ormai da tanti anni, lo ha conosciuto e quindi ci parlava sempre di San Giuseppe Moscara, del collega, e quindi poi questa devozione nei riguardi di questo santo ha colpito prima mio fratello Massimo, che pure non c'è più, medico, quale pure lui tutte le volte prima di andare a fare un esame da San Domenico Maggiore si passava davanti alla chiesa del Gesù e si andava a raccomandare. A casa mia posso tranquillamente affermare che San Giuseppe Moscati è molto venerato. Mi fa tanto piacere che si trova a Campagna per la gioia di tutti i campagnesi, perché lo meritiamo. Raccontateci la vostra storia. La mia storia è stata semplice. Io all'età di 3 anni, stiamo parlando degli anni 1960-61, per una semplice caduta, un piccolo era così, sono stato a casa per qualche giorno, non dico per ignoranza, ma perché a quel tempo, là nel 60, antibiotici, setticemia, infezioni, siamo agli albori, quindi non avevano ancora coscienza del problema che io avevo in quel momento. Sono stato a Ponticelli, sono stato operato dal professor Eugenio Iannelli, che non so chi è che conosce, quel grandissimo professore. Comunque l'unica cosa che fecero in quel momento per salvarmi la vita è di tagliare l'arto, io una caduta sul femore sinistro, mi tagliarono e ormai aveva la gamba gonfia fino ormai era tutto pieno, ci stavo arrivando al cuore e stavo avendo la setticemia. Io stavo nella situazione ormai di 3 anni e ancora pure parlavo di dottore Moscati, anche se non capivo niente. Mia madre seduta era molto fedele, attaccata al dottor Moscati, parlava, pregava, finché nel sonno gli venne come fosse una cosa, si trova vicino a un altare, ha detto mia madre, me lo ripete sempre, ho visto che tu, per grazia ricevuta, la gamba non sarà amputata. Da quel momento in poi, dopo pochi giorni, e questa è una testimonianza che noi abbiamo fatto anche Gesù Nuovo, quindi è presente sia la testimonianza, sia la gamba mia portata a suo tempo da parte di mamma. Ho progredito, sono migliorato nell'arco di pochi giorni, e questo può essere solo un aiuto dal cielo, che non poteva essere altro, perché è una cosa che ormai allo stesso Eugenio disse, solo un miracolo ti può salvare in questo momento, e il miracolo c'è stato. Un altro evento importante, una grande aggregazione visto qui a Santa Maria della Nonna. Sì, devo ringraziare tutta la comunità, l'intera parrocchia per questo evento. Stanno per arrivare le reliquie di San Giuseppe Moscati e questo coincide con la testimonianza di 3 famiglie che lo hanno invocato il suo intervento e ne hanno ricevuto grazia. Simona Savastano
altro miracolo di San Giuseppe Moscati. Allora, io all'età di 24 anni ho avuto, diciamo, un problema di salute che mi ha portata a restare a letto perché ho avuto un'infezione interna al mio corpo, non sto lì a raccontare esattamente cosa, che mi ha disabilitata, non potevo più camminare, si parlava di una setticemia e probabilmente ero destinata anche a non usare più le mie gambe. Ho fatto tutte le dovute cure che in parte hanno risposto perché io comunque continuavo a essere allettata, a non mangiare. La sorella di mio padre mi ha regalato questa figura di Moscati, io non lo conoscevo, ho letto la sera la preghiera e durante la notte mi è apparsa questa figura di quest'uomo importante con un camice bianco e mi sono sentita comunque pungere nella schiena come se fossero state tre tagli o tre punture. La mattina mi sono alzata, cosa che non facevo da diverse settimane, mi sono guardata allo specchio ed effettivamente avevo questi tre segni rossi. Io da allora sono stata bene e mi sono informata un po' su questo santo che io non conoscevo, e quindi da lì questa è la mia testimonianza. E all'interno della sacrestia, per non disturbare il Santo Rosario che in questo momento stanno recitando le numerose persone giunte qui a ringraziare il Signore per il miracolo che ha avuto Alessio qui alla mia sinistra, noi incontriamo la famiglia che è composta dalla mamma, da Alessio, dal papà e da un altro figlio di più grande che sta fuori. Si chiama? Liberato. Quanti anni ha Liberato? Quasi 26. Oh signora, allora, voi vi chiamate? Davide. E questa è la famigliola. Allora adesso, guardando in camera, raccontateci cosa è successo. Don Marcello ci ha dato un po' qualche, come dire, piccolo cenno. Ma cosa è accaduto? Quando è accaduto? È il 14 agosto del 2016. Abbiamo portato Alessio in ospedale a Eboli perché aveva febbre alta e il medico di famiglia diceva bronchite. Quando siamo andati a Eboli ci hanno detto che aveva la polmonite. Aspettando i risultati degli esami del sangue ci dissero di portarlo a Salerno perché si sospettava qualcosa un po' di più grave, leucemia. Noi abbiamo portato Alessio a Salerno, siamo arrivati là e subito l'hanno messo in una camera sterile perché lui era molto debole, non poteva nemmeno essere trasportato in un altro ospedale. E dopo un paio di giorni ci hanno detto che aveva la leucemia mieloide acuta. Era il 15 agosto, Ferragosto, io ho pregato tantissimo la Madonna che mi aiutasse mio figlio e che mi mandasse un bravo medico ad aiutarlo. E dopo un paio di giorni, mentre dicevo il rosario nella cameretta con lui, perché eravamo solo io e lui nella stanza, non poteva entrare più nessuno, una voce nella mia testa mi disse: vai a casa, prendi la figura di San Giuseppe Moscati e portala in ospedale. Sono tornata a casa, mi sono lavato, ho preso le cose di Alessio e mentre me ne stavo andando perché mi ero dimenticata, la voce di nuovo mi dice: prendi l'immagine di San Giuseppe e portala all'ospedale. Io sono andata direttamente nel cassetto, nel garage, dove era la figura di San Giuseppe. Ho alzato le cose che c'erano sopra, ho preso la figura e me la sono messa in borsa. L'ho portata in ospedale e l'ho pregato. La sera mi mettevo sulla sedia e lui dormiva e io pregavo. Così la sua storia già la conoscevo perché avevo visto anche il film di San Giuseppe Moscati e mi era affascinata di questa persona, di com'era. Sono andata su internet a vedere perché era diventato santo, quali miracoli avesse fatto e ho letto che aveva guarito un ragazzo di leucemia come mio figlio. Di tutto questo Alessio non sapeva nulla. Io esco fuori dalla camera e chiamo mio marito e dico: Davide, domenica mi devi portare a Napoli perché così San Giuseppe Moscati ha guarito un ragazzo come Alessio, io voglio andare là, voglio pregare San Giuseppe Moscati. E mio marito dice: vabbè, non ti preoccupare, domenica ti porto. Questo è stato il venerdì sera. Il sabato mattina Alessio si è svegliato verso le 6 perché venivano gli infermieri a fare i prelievi, si aggiusta il PIC perché avevano già incominciato a mettergli il PIC per iniziare la chemio e mi dice: mamma,
mi sa, lui sorridendo, dice, mi sa che quello che mi devo fare non me lo faccio più. Vabbè, Ale, magari, tu se non fai la chemio, se non fai tutta la terapia, non stai bene, devi farla per forza. Dice, mamma, io non ti volevo dire niente. Ma stamattina, verso le 5, mi sono girata, tu dormivi sulla sedia, ma sai chi c'era vicino al mio letto? Chi c'era? C'era quello che preghi tu, il medico, era vicino al letto, aveva un camice bianco così lungo e brillava. Nonna mi ha detto niente, stava là. E io gli ho detto, Ale, tu non sapevi niente, ma mamma domani va a Napoli dal Gesù Nuovo a pregare San Giuseppe Moscati. La domenica mattina siamo andati a Napoli, sono andato da lui. Quando sono entrata, lui mi aspettava. Io non sapevo, io in quella chiesa non c'ero mai entrata. Io sono andata direttamente da lui, sulla sua tomba, ho pregato San Giuseppe Moscati, che aiutasse mio figlio. E a dire la verità, dopo un paio di giorni, la polmonite di mio figlio iniziava a scomparire. Ha fatto la chemio, ha fatto il suo tragitto, ma nel giro di 3 mesi ha fatto il trapianto del midollo, del suo midollo, del midollo, cellule staminali, ed è guarita. In un mese è tornata a scuola, sono passati 1 anno e mezzo, Alessia è qua. E ringrazio Dio, ringrazio San Giuseppe Moscati, questo è tutto. E tu di questa storia che idea ti sei fatto? Prima di tutto, tu, quella che ha detto mamma, la Sacrosanta, quando hai visto questa figura che brillava, come brillava? Adesso siamo curiosi. Cioè, praticamente era come nella statua che ha portato Don Marcello, e era tutto bianca. L'ho riconosciuto dagli occhiali e dal camice e come portavi i capelli. E tu non dormivi? No, ero sveglio, perché praticamente loro accesero la luce e mi andò negli occhi, e quindi mi svegliai e mi girai di fianco e aprì gli occhi e vidi lui vicino al letto. E che hai pensato in quel momento? Che era un altro medico, era una visione? Che cosa? Che sensazione hai avuto in quel momento? Avrei dato paura, perché non sapevo chi era. Cioè, erano le 5. Che erano le 5 e mi girai e ho detto, chi è questo? Cioè, da me che vuole, mo. E perché avevi questa convinzione che, come dire, tutto fosse risolto? Da che cosa, che sensazione avevi? Che questa certezza che tutto sarebbe andato bene? No, perché mi sentivo proprio in me, cioè mi sentivo meglio pure il giorno dopo. Fisicamente? Fisicamente, infatti con mamma scherzavamo in quei giorni, cioè mi sentivo meglio. Da un momento all'altro ero cambiato. Il marito non lo facciamo parlare, lui ha detto non voglio parlare, però dinanzi a tutto questo quanta gioia almeno. Sì, tantissima, ringrazio San Giuseppe Moscato. Beh, con grande emozione, Don Marcello, accogliamo la reliquia con Padre Vincenzo Sibilio e rimaniamo, come dire, basiti ed emozionati. Ma lei che la porta in giro, che emozione ha? Come la vive? Un po' di responsabilità e il timore di commercializzare questo, che invece è qualcosa di sacro. San Giuseppe Moscati opera e dovunque andiamo tocchiamo con mano cose belle. Ieri l'altro ieri siamo stati a Matera, è stato qualcosa di eccezionale. Lei quanti miracoli avrà visto, raccontato, avrà sentito? Quanti? Tantissimi. No, noi siamo stati proprio spettatori di due particolarmente toccanti. Un grande maestro organista di Città del Messico era in Italia per una serie di concerti e, partendo da Roma per venire a Napoli, in treno un infarto terribile. Lui a un certo punto ha reagito dicendo, San Giuseppe, io cosa devo fare? Arrivato a Napoli, nessun segno di infarto. Ed è venuto a dare la sua testimonianza con un concerto stupendo nella nostra chiesa. L'anno scorso un'esperienza stupenda è stata un gruppo di turisti francesi, non di pellegrini, turisti, che sono venuti a visitare la nostra chiesa, sono fermati anche alla tomba di Moscati. Lì un signore del gruppo, ateo, gravemente malato, ha sfidato San Giuseppe Moscati. Dice, io non ci credo.
ma se mi dicono, come dicono, che tu sei così potente, intervieni. Tornato a Parigi ci ha scritto stravolto, perché non aveva più nulla. Quindi sono fatti, Marcello, emblematici, chiari. Anche nel nostro piccolo centro, a parte Alessio, ci sono diversi eboli a Battipaglia che mi hanno detto che hanno avuto dei miracoli. Io ricordo bene un sacerdote santo di Salerno, Don Michelino Gargano, che è morto quasi a 100 anni. Era il nostro confessore quando eravamo ragazzi nella parrocchia di San Domenico. Don Michelino una volta mi ha fatto vedere una ricetta firmata dal dottor Moscati. Lui era seminarista a Posillipo, quindi parliamo degli anni 20. Don Michelino era nato il 1903 e stava in pessime situazioni di salute. Andò a trovare il dottor Moscati, che lo visitò. Il dottor Moscati gli disse: lei diventerà sacerdote e camperà tantissimo. Infatti morì a quasi 100 anni. Affidiamo tutti i nostri telespettatori magari ad avere fiducia e fede, Zia Giuseppe. L'augurio di accettare anche la propria sofferenza come cammino di fede e crescita nella fede. Come ieri sera a Matera abbiamo portato la reliquia a un signore di 53 anni, malato di SLA, completamente bloccato a letto, lui muove solo gli occhi. La devozione che ha avuto nei confronti di questa reliquia è stata straordinaria. Gliel'ho appoggiata sul volto e lui così, con gli occhi chiusi, pregava. E si chiude qui quest'altro racconto toccante, ricco di contenuti. Grazie Don Marcello per averci invitato, grazie per aver dato la possibilità ai nostri telespettatori di avere uno squarcio di speranza, uno squarcio di realtà, perché i santi fanno i miracoli, ma uno dei miracoli più grandi, parlavamo a microfono spenti con alcuni della vostra comunità, è al di là della guarigione fisica, la guarigione spirituale, persone che al di là del fatto poi frequentano di nuovo, pregano di nuovo. Penso che questo sia uno dei miracoli più forti. E poi la presenza veramente entusiasmante di tutta la comunità. Io ho detto prima che in 30 anni che sono parroco qua la chiesa non è mai stata così piena di fedeli, né a Natale, né a Pasqua, neppure quando era la festa del patrono. Quindi i santi sono grandi perché sanno toccare il cuore delle persone. Adesso noi salutiamo i nostri telespettatori. Come possiamo, che speranza possiamo dare ai tanti che sono al di là della telecamera, al di là del televisore, magari che stanno vivendo un momento di difficoltà e forse stanno combattendo con qualche malattia? Ma io invito sempre a pregare lo Spirito Santo. Alla fine i santi sono gli uomini e le donne dello Spirito Santo. Invito a dire: Spirito Santo, vieni nella mia malattia. Se è bene per me guarire, Spirito Santo, guariscimi. Se è bene per me avere questa malattia e santificarmi, sia fatta la tua volontà. Una grande comunità che ha partecipato anche poi al momento ludico. Ci saranno i fuochi, ci sarà un ricco buffet proprio per festeggiare insieme. Il parroco di questa comunità viene considerato un grosso angelologo. Quindi l'angelologo è un mistico, il grosso è, e quindi noi uniamo sempre mistica e mastica. Forse questa è una caratteristica del cattolicesimo. Noi poi sappiamo anche festeggiare con i fuochi d'artificio, con il vino, con le pizzette, con la pasta asciutta, perché appunto Gesù queste cose non le disdegnava. Gesù andava ai banchetti, mangiava, festeggiava, c'erano anche i momenti di digiuno. E noi testimoneremo con le nostre immagini anche questi momenti. Intanto ringrazio Aristide Carpentieri per le riprese e per il montaggio, Mario Caravano per la produzione, Don Marcello e tutta la comunità di Santa Maria Nova di Campagna per averci dato ancora una volta a noi di essere testimoni e di aver toccato con mano la vera fede e di esserci anche emozionati dinanzi alla reliquia. E per aver dato ancora a voi, gentile pubblico, la possibilità di
guardare con speranza e di conoscere queste belle realtà del nostro territorio. E da Campagna è veramente tutto. Roberto D'Agostino vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Ciao!